lo scorso anno. Dai buoni spesa alle agevolazioni sulla tassa sui rifiuti, fino al sostegno per il pagamento degli affitti. Il Comune di Fanno rinnova anche quest'anno l'impegno per aiutare chi si trova in difficoltà. Da una parte, infatti, la pandemia ha aggravato le condizioni economiche e sociali di molte persone e intere famiglie. Dall'altra, vi è un aumento indiscriminato e speculativo dei costi legati ai servizi di prima necessità, come generi alimentari, gas ed energia elettrica. Così, per contrastare il disagio che colpisce una fascia di popolazione sempre più ampia, è stato intrapreso un percorso con i sindacati per mettere a punto un protocollo d'intesa, firmato questa mattina e finalizzato a dare risposta all'emergenza in atto. È importante perché prevede delle misure concrete, tra cui l'impegno anche quest'anno a mettere risorse di bilancio come compartecipazione rispetto al riparto che la Regione farà del Fondo Nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione. L'anno scorso questo ci ha prodotto un effetto moltiplicatore, ha moltiplicato per tre le risorse e ci ha consentito di soddisfare tutto il fabbisogno su Fano. Dall'altra utilizziamo, non l'abbiamo fatto negli ultimi anni, un fondo che ASET mette a disposizione dei servizi sociali sulle bollette, sull'aiuto al pagamento per le utenze domestiche, per il servizio idrico e per il servizio rifiuti, quindi la Tari. E la terza è, negli anni passati abbiamo usufruito del fondo nazionale, dei fondi nazionali per quello che riguarda i buoni spesa. Chiaramente era legato al Covid, dal 31 marzo siamo fuori dall'emergenza, però noi abbiamo destinato risorse comunali che vanno a favore delle famiglie in difficoltà, che chiaramente rientrano nei criteri ISEE che sono stati condivisi nel regolamento, che ormai è un regolamento d'ambito, anche con le organizzazioni sindacali. Sono quelle famiglie in difficoltà che sono prese in carico dai servizi sociali. Ad oggi si tratta complessivamente di 290.000 euro, ma è una base di partenza, ha precisato Tinti, e il percorso condiviso con i sindacati non si fermerà qui, ha detto, perché continueremo a lavorare in sinergia per dare risposte e aiuti concreti alla comunità. Più nel dettaglio, per quanto riguarda la Tari, come ha spiegato l'assessore al bilancio Sara Cucchiarini, le agevolazioni verranno applicate con misure diverse sia alle famiglie che alle attività economiche. L'applicazione di un fondo dell'evasione Tari di 550.000 euro che applichiamo direttamente al PEF quest'anno, un altro fondo di circa 450 per sostegni, agevolazioni Tari alle attività non domestiche, quindi alle attività produttive, e un altro fondo di poco meno di 250.000 euro per le utenze domestiche, quindi le famiglie. Queste cifre, ha proseguito l'assessore, sono frutto di un lavoro fatto con parsimonia e che stiamo portando avanti da tempo, sia con manovre contro l'evasione, sia con l'individuazione di risorse direttamente nel bilancio comunale. Uscirà un bando oppure i cittadini si vedranno direttamente in bolletta lo sconto? Per quanto riguarda le utenze domestiche, a breve uscirà un bando per cui sarà necessario esibire l'ISE, per cui chiediamo già a quelle famiglie che sanno di avere un reddito inferiore ai 13.000 euro di prepararsi, come abbiamo fatto lo scorso anno, e utilizzare questa possibilità che uscirà comunque nelle prossime settimane. Quindi lanciamo questa comunicazione, ringraziamo anche Fano TV per questo, per prepararsi per poi fare domanda per uno sconto in bolletta sostanzialmente attraverso l'ISE. Questo per le utenze domestiche, quindi per le famiglie, mentre invece per le attività produttive, le utenze non domestiche, lo sconto sarà direttamente in bolletta perché i criteri sono stati decisi a monte in giunta per le categorie merceologiche individuali.